Cioè, farlo come se stessi veramente Gigi. Ragazzi, sono arrivata, ci sono, ok? Ok. One, ancora, four, three, two, one, torno, in centro, four, three, matcha. Allora, quali sono le prime sensazioni di questo viaggio? Particolari, nel senso, una bella esperienza, anche aver trovato anche loro molto socievoli, nel senso pensavo di trovarmi un po' più a disagio. Invece... 4, 3, 2, 1, non fermate adesso ragazzi. 4, 3... Sara, lo sai perché ti ho scelto per Yes I Can? Perché da empatica a donna incredibile io sento la tua anima. Ancora, yes! Ho sempre fatto sport, soprattutto di gruppo, perché io ho bisogno di essere motivata. Sono Sara, ho 33 anni e peso all'incirca 92 kg. Mi sono candidata un pochino per gioco, per sfida. Mi era stato proposto dalla mia istruttrice. Quando mi è arrivato questo link, mi aveva incuriosito e giocando con il mio compagno ho detto chissà se mi candido, fosse la volta buona che divento un figurino. E lui mi ha detto perché no? Io quando mi ha dato questa risposta l'ho presa come una sfida e ho detto ora ti faccio vedere io. Sì o no? Sì! Sì o no? Sì! Yes, I can! Yes! Yes, I can! Come on! Yes, I can! Ora! Yes, I can! Ancora! Yes, I can! Metto! Yes, I can! Ancora! Yes, I can! Allora, io sono fidanzata da 9 anni e conviviamo da quasi 5 anni. Lui mi sostiene in tutto, anche se però io ho le mie insicurezze, anche se vengo sostenuta da lui, non sentendomi io a mio agio col mio corpo, ovviamente non sono mai sicura al 100%, perciò ci sono delle insicurezze di fondo. Da quando ero piccola comunque ho sempre fatto sport, sono stata sempre una sportiva, anche se pigra. Però diciamo ho sempre fatto sport, soprattutto di gruppo, perché io ho bisogno di essere motivata. 2, 1, faccio 2 volte 2, faccio 2. Singolo, per 4, faccio 4, 3, 2, doppio, 2, singolo 4, faccio 4, 3, 2, 2, e 2, singolo, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, anche un test della coordinazione, 4, 3, 2. E attualmente faccio invece palestra e siamo un bel gruppo e uguale, ci sosteniamo, ci incentiviamo, insomma sì, devo essere comunque in compagnia a fare un determinato sport.
Allora, io da Yes I Can vorrei vedermi bene, cioè mi vorrei sentire bene con il mio corpo, vorrei guardarmi allo specchio e dire oh, sono bella, nel senso che io sostanzialmente, come tutti mi dicono, ho un bel viso, che bel viso, poi però se vado a pensare al corpo è quello che mi tiene a disagio in qualche occasione, che ne so, al mare o se mi devo confrontare con altre ragazze, e per evitare questa cosa a volte mi prendo in giro io per prima, nel senso, proprio per mascherare questa cosa. Facciamo un altro movimento, allora divertiamoci. Pensate del catwalk e la facciamo lento, facciamo 4 3 2 1, marcia, cioè farlo come se stessi veramente dicendo ragazzi sono arrivata, ci sono, ok, cambiate gamba. Fissate un punto solo per il vostro, diciamo, all'equilibrio. Ancora 4, ancora 3, ancora 2. E torni, destra e sinistra. La mia autostima, una parte ce l'ho, ma non per la parte fisica, ma per la parte di testa, cioè mentale. Mi rendo conto che il mio carattere a me piace, cioè a me piace, perché a me piace la sincerità, sono timida quando devo essere timida, mi so difendere, non mi faccio mettere i piedi in testa quando ce n'è bisogno, e sono tanto amichevole, nel senso, io mi piace l'amicizia, mi piace sostenere le persone e mi piacerebbe essere sostenuta. Sara, lo sai perché ti ho scelto per Yes I Can? Perché da empatica a donna incredibile, io sento la tua anima. Ed è bello vedere una persona, come posso dire, io vedo chi sei, io vedo che sei una donna incredibile, che ha grandissimi sogni, che a volte ti si mette in conflitto con se stessa, perché le persone ti fanno sentire in conflitto con te stessa. Ma tu sei grande, tu sei una ragazza leale, onesta, pura, generosa. E di conseguenza tu meriti di essere Yes I Can, tu meriti di fare un percorso che è molto omnicomprensivo, è dedicato a un percorso non solo ginico, ma anche fitoterapico, anche di beauty, anche di tessuti che possono aiutare a trattare il corpo per avere veramente un trattamento d'urto, per vedere un risultato in brevissimo termine. Così Sara, benvenuta su Yes I Can e andiamo a scoprire insieme il tuo percorso. Come sta andando? Bene, bene. Allora, quali sono le prime sensazioni di questo viaggio? Particolari, nel senso, è una bella esperienza, anche aver trovato anche loro molto socievoli, nel senso, pensavo di trovarmi un po' più a disagio, invece no. Sara, sei il nostro timida del gruppo, ok? Il nostro timida. Allora, è difficile per te raccontarti? Un pochino sì. Però secondo me, da timida, tu hai tanto da dare alle persone che ci stanno guardando, perché una donna timida spesso e volentieri viene calcolata, la gente ti presta un'attenzione quando sei timida. Diciamo che io sono timida a impatto o se sono al centro dell'attenzione, perché poi fondamentalmente sono molto amichevole, molto socievole, so ascoltare, do tutto, cioè non mi faccio problemi, però se mi metti al centro dell'attenzione trovo difficoltà, ecco, mi vergogno un pochino. Battere questa barriera, nel senso che sono molto socievole, ma inizialmente è una battaglia. Una battaglia. Sì. Perché sei timida? Cioè, è sempre stata timida o ti hanno fatto diventare timida? Diciamo che io sono stata sempre un po' insicura, ansiosa, caratteristiche prese da mia mamma. Però, diciamo, sono stata sempre detta ti devi dimagrire, ti devi dimagrire. Invece a me mi scattava il senso opposto. Allora, il mio rapporto con le diete, diciamo, è nato nella prima gioventù, nel senso che io ho avuto sempre problemi, soprattutto nella fase dello sviluppo, dove avevo dei problemi ormonali. Per questo sono stata seguita un po' da un'endocrinologa e da nutrizionisti. Però diciamo che l'endocrinologa mi aveva agito su di me con dei farmaci e una guida a base alimentare. Avevo ottenuto inizialmente dei risultati, però quei farmaci a lungo andare
mi davano dei disturbi fisici, cioè gonfiore e quant'altro, non riuscivo più a sostenerli e pertanto ho smesso e una volta smesso ho ripreso volume, ho ripreso tutti i miei chili. Ecco, e poi io sono andata sempre da dietologi e nutrizionisti, però quando arrivavo al peso che si stazionava mi demoralizzavo e pertanto lasciavo sempre perdere e riprendendo tutti i miei chili. Per quanto tempo hai lottato con questo metabolismo complicato? Da quanto tempo? Da sempre, da quando sono piccola. Nella mia famiglia sì, mi sostiene, anche se avendo avuto sempre questo rapporto con il peso, sono stata sempre un pochino in carne, la mia famiglia, soprattutto mia madre e prima mia nonna, nel senso per incentivarmi a non ingrassare o comunque stare bene con il mio corpo, mi dicevano sempre devi dimagrire, non devi mangiare, devi dimagrire, sempre questo rimprovero, no? Diciamo che io sapevo che lo fanno per il mio bene, però a volte sapendo, no? Visto quando si dice la verità fa male, nel senso che quando ti senti dire queste cose, però il corpo, non so, ti dava un dispiacere interno e ti porta a fare il contrario, cioè ti viene proprio un senso di nervoso, agitazione che ti porta poi invece a voler mangiare. Quando si parla di perdere peso, secondo te, qual è la prima, cioè uno dice devi perdere peso, qual è la prima parola che riscatta in mente? L'approccio con il cibo, non mangiare dieta. Ma le diete funzionano? A volte sì, forse per i primi chili, poi si staziona il tutto. Per Sara ho deciso di fare un percorso, veramente un trattamento d'urto. Sara ha una conformazione morfologica che noi chiamiamo a mela, vuol dire che ha una tendenza di accumulare i centimetri sul ventre, sulla pancia, sotto il collo, sotto il doppio mento e sulle braccia. Qual è il tuo obiettivo con questo percorso? Che cosa vorresti e cosa pensi che sarai in grado di ottenere? Io vorrei piacermi, cioè guardarmi allo specchio e dire oh, ok, ce l'ho fatta, e non sentirmi più dire che bel viso che hai, ma vorrei dire che bella ragazza che sei, insomma, nel senso sentirmi bene con me stessa e dire ce l'ho fatta e non avere più ogni volta queste paranoie o affrontare qualsiasi cosa e dire oddio no e vergognarmi, ecco tutto qua.